cazzo. Torniamo a parlare di politica dopo questa parentesi legata alla cronaca. Lo facciamo ritrovando in collegamento telefonico con noi Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Toninelli, come va? Come va? Come procede questa campagna elettorale? Ma bene, io dico, non è cambiato molto per me e per chi come me ha diciamo preso sul serio fin dal marzo 2013 questa missione in Parlamento, nel senso che io facevo eventi il sabato e la domenica sul territorio, a marzo 2013 li sto facendo adesso. Sì, sicuramente, cioè, abbiamo ingranato un'altra marcia per andare più veloce, però non è la vita uguale di prima, a Roma per il Parlamento e in giro per l'Italia per eventi a, diciamo, diffondere le idee che abbiamo creato in questi anni. Ci sono diversi quotidiani, diversi siti che continuano a tirarvi per la giacchetta e ad associarvi in qualche modo, ovviamente post in uno scenario post-elettorale, alla Lega e a Salvini. Si è stancato di parlarne, di rispondere a queste ipotesi, Toninelli? Sì, no, mi sono profondamente stancato, ma è una cosa che mi chiedono costantemente anche quando vado in TV. Ma penso che sia anche una cosa culturale, non è un preconcetto. In Italia conta se fai un'alleanza e se ottieni dei numeri. Non conta che cosa fai dopo che hai trovato o fatto un'alleanza. Per loro è più importante, ma allora date il ministero. Quale ministero date se vi accordate? Ma perché non si domanda che cosa farà il ministero che sceglierete insieme, il ministro che sceglierete insieme? Ecco, se noi, allora, io dico sempre, nel 2013 ci davano, non so, dal 10% abbiamo preso il 25%, adesso si danno al 30% e penso che abbiamo un margine di crescita enorme, l'unica forza politica che ha un margine di crescita, perché stiamo cercando di andare in giro a dire di vedere i fatti, i cittadini, di andare a votare e di vedere i fatti prima di votare. Ieri ad esempio sono andato a 8:30, ho tirato fuori un documento, sì, che si chiama il patto del parlamentare. Ecco, chi ci sta seguendo, lo invito a fare una cosa semplice, sì, va su internet, digita patto del parlamentare, si troverà un PDF, un'immagine di una promessa, anzi sei promesse fatte da Berlusconi, da tutto il centrodestra, Popolo delle Libertà, febbraio 2013 per l'elezione, dove diceva dimezzamento stipendio parlamentare, dimezzamento numero di parlamentari, via il vincolo di mandato, una serie di robe che noi abbiamo proposto sempre in questi anni, che lui non solo non ha mai proposto, Berlusconi i suoi, ma le ha sempre bocciate le nostre proposte. Quindi io dico, valutate i fatti, chi vi sta raccontando certe cose le ha già smentite con i fatti, e io un bugiardo non lo voto neanche sotto tortura. Dice Berlusconi ha già dimostrato di essere un bugiardo nel corso degli ultimi anni. Sì, Berlusconi come... Cioè, io porrei una domanda a Berlusconi. Ma visto che non ti puoi candidare nonostante stai prendendo ancora per il culo gli italiani mettendo sul simbolo Berlusconi presidente, che non lo puoi fare perché sei incandidabile, perché sei un pregiudicato per un reato gravissimo di frode fiscale, chi è il tuo candidato premier? Perché molto probabilmente, considerato come sta accarezzando Renzi, come non lo sta attaccando, Berlusconi vuole Renzi come candidato premier. E quindi coloro che, sbagliando, perché io accetto chi vota Berlusconi, se fa parte delle sue aziende, è ovvio, gliene va a vacua al proprio mulino, vabbè, che devo fare? È il tuo datore di lavoro, chi ha preso soldi da questo soggetto, è un paese in crisi come questo, dove con un ricatto di una pagnotta ti vendi il voto, sbagliatissimo, però c'è neanche questo. Ma le altre persone libere che hanno ricevuto solo calci in culo da questo qua, che si è fatto gli affari suoi con decine di leggi a persona per salvarsi dei processi, per salvare il Milan, per salvare Mediaset, per salvare le frequenze radio televisive, ma come si fa a votare questo soggetto qua, che tra l'altro poi vuole mettere un Renzi probabilmente come presidente del Consiglio? Cioè, se votate lui, magari votate addirittura, che vi frega, votate addirittura colui che odiate di più, inconsapevolmente votate questo qua che è Renzi, perché è probabilmente il candidato premier preferito nascosto di Berlusconi. Quello che sta succedendo nel Lazio in qualche modo avvalora la sua tesi, Toninelli. Si parla di Parisi candidato del centrodestra, c'è comunque una scarsa convergenza di idee per ciò che concerne il candidato governatore del Lazio. Può essere un preambolo di un eventuale inciucio questo? Ma sicuramente. Allora, se c'è una forza anti-privilegi, anti-prebende, anti-clientelismo, anti-corruzione, l'unica forza è il Movimento 5 Stelle. Tutte le altre forze politiche, non dico che per l'amor del cielo c'è persone oneste anche nel PD, in Forza Italia, non sono tutti, ma loro hanno un modo di fare politica
che non è intesa come vantaggio, interesse collettivo, perché l'abbiamo sempre visto come hanno amministrato, che prima l'interesse proprio, gli affari propri, dell'interesse collettivo. Quindi qual è l'unico modo per arginare la costante crescita della forza antisistema con la S maiuscola, il sistema clientelare di cui ho appena parlato? Il Movimento 5 Stelle come lo fai? Alleandoti. Quindi metti figure che non capisci se sono di destra o di sinistra. Così, ma avete visto in Sicilia, Musumeci non ha più la maggioranza perché l'unico leghista che è stato eletto in Sicilia si è già staccato, hanno litigato. Chi li sta tenendo in piedi? Il PD? Cioè, succede questo. Io chiedo alla gente di fare un impegno di ragionamento, ma se si coalizzano tutti contro un'unica forza, se costantemente attaccano volgarmente tutti sempre con la stessa forza, se tutti dicono che il nemico comune è 5 Stelle, ma non viene in mente che forse sono i 5 Stelle dalla parte della ragione? Perché non è mai possibile che tutti ce l'abbiano sempre con la stessa persona. No, a me pare razionalmente incomprensibile. Siamo con Danilo Toninelli, il Movimento 5 Stelle. Tra i 20 punti presentati da Di Maio, qual è quello che la rende più orgoglioso, Toninelli? Qual è la cosa che proprio non vede l'ora di approvare? Il primo. Che tra l'altro lì dietro, al taglio delle leggi, allo snellimento della burocrazia, c'è un sacco di altre cose, c'è la digitalizzazione. Ma chi ci ascolta, voi dovete sapere, io ho studiato molto sulla pubblica amministrazione, abbiamo studiato i meccanismi, l'unico meccanismo per riattivare la pubblica amministrazione è la valutazione delle performance. Cioè oggi purtroppo non ci sono dei parametri per giudicare se uno è bravo o cattivo, perché oggi viene valutato bene o male un dirigente che in base al numero di riunioni fatte. Che significa? Magari faccio la riunione in cui bevo tè e biscotti, però una riunione metto la X, fatta la riunione e prendo 20.000, 30.000 euro di premi in un anno e prendo scatti di carriera folle. Noi questa roba la cancelliamo completamente e facciamo una cosa che si chiama la fusione delle banche dati. In Italia ci sono 16.000, ripeto, 16.000 banche dati pubbliche, dal catasto alla banca del Ministero, del Consiglio dei Ministri, che non si parlano, motivo per cui la signora Maria che va, si affaccia al Comune, chiede un documento, al Comune gli dicono sì, prima di dargli mi devi dare un altro documento, e la signora Maria dice ma il documento è pubblico, e noi però fa parte di un'altra pubblica amministrazione, e la signora Maria dovrebbe dire ma non vi parlate, cazzo, cioè non vi parlate tra voi pubblica amministrazione, sempre lo Stato, noi le fondiamo in 10, 100, da 16.000 in 10, 100, significa che con un clic la signora Maria da casa ha il documento e lì credetemi che ne esce di ogni, perché quelle banche dati sono luoghi di potere in cui il burocrate di turno non aspetta altro che qualcuno gli chieda la cortesia, perché senza di lui la pratica non va avanti. Noi la facciamo andare avanti senza il burocrate. Toninelli, prima di salutarci, quanto vi fa arrabbiare il fatto che da più parti si parli degli esponenti del Movimento 5 Stelle come quelli che prima non avevano un lavoro, prima non facevano nulla, non studiavano, non avevano un'occupazione? Come risponde? No, io rispondo semplicemente che non si devono permettere. Allora, io ho fatto lavori per pagarmi gli studi, mi sono laureato a 24 anni come tanti dei colleghi, lavorando nei campi, lavorando in cascina, portando in giro, facendo un muratore. Intanto mi pagavo gli studi, mi sono laureato, ho fatto l'ufficiale dei carabinieri e poi ho cambiato, sono andato a lavorare in una compagnia assicurativa. Come me, il 95,4% dei grillini, quindi dei portavoce, eletti in Parlamento. Mentre Berlusconi va dicendo che il 90% sono disoccupati. Andassi a guardare i dati, solamente il 4,6% dei portavoce del Movimento 5 Stelle risulta non avere un lavoro. Poi dovrei anche dire un'altra cosa, perché non ha un lavoro? Noi siamo la forza politica più giovane, un sacco di 25enni, 26enni sono entrati nel 2013. A questi ragazzi qua Berlusconi dovrebbe inginocchiarsi e chiedere scusa, perché se non hanno un lavoro, se tanti di loro fuggono dall'Italia, probabilmente per colpa di politici disastrosi come lui, che quando hanno amministrato, governato, hanno fatto leggi per salvarsi dai processi e non per dare lavoro ai cittadini e dare una scuola migliore ai cittadini che fosse collegata con il mercato del lavoro. Toninelli, veramente l'ultima, Maria Elena Boschi, candidata in un collegio uninominale a Bolzano. Bello, questa è una battuta o... L'ultima indiscrezione, se la vedrà con la forzista Biancofiore, avrà il paracadute di 3 listini nel proporzionale. Che sta succedendo nel PD? C'è una guerra di potere in atto? Ma il PD si sta spartendo le poltrone, cioè il PD
come tutti gli altri, a differenza nostra, che abbiamo fatto le parlamentari, cioè le primarie, sta guardando la mappa dell'Italia dicendo qua il seggio è sicuro. A Bolzano si hanno messo la Boschi, sono sicuri perché hanno fatto, vi ricorderete, l'inciuccio col Trentino, che loro hanno, che tra l'altro ha fatto cadere il modello tedesco, che era una buona legge elettorale. In questo inciuccio praticamente si sono garantiti il 90% dei seggi. Il PD e le Svaupec, il partito localistico trentino, significa che la Boschi lì vince anche se in Trentino non ci mette neanche piede. Questo è un modo di fare politica vergognoso, a dir poco vergognoso. Grazie, buon lavoro a Danilo Toninelli e al Movimento 5 Grazie. Stelle.